check it out now. This ain't nothing but a summer jam. Everybody go party and dance. Be on the floor, floor. Check if you wanna join in. DJ, give us more, more. Let me take you to the top. Everybody move, move, move. Let the party kick in. And the speakers blow, blow. Yeah, we're about to begin. Yeah.
the party animal. She's creeping in through your back door. Silent killer queen, looking out for ya. She's invincible, never let you go. Cause tonight she'll be out on patrol. Come on, danger girl, let me volunteer. Dopo la partita tra i Briganti e il Deter Sud, siamo qui con il migliore in campo, Gabriele Scandurra. Oggi Gabriele ha segnato l'unico gol per i Briganti sul appunto risultato di 10-1. È stato il migliore in campo e quindi è visto comunque che è stato un giocatore fondamentale all'interno del rettangolo di gioco. Si è mosso tanto verso tutto il fronte d'attacco. Gabriele, un po' una partita comunque da dimenticare, 10-1 per la tua squadra. Non sono abituato a prendere tutti sti gol, di solito non dico che le vinco tutte, però non sono abituato a prendere tutti sti gol. Secondo te la squadra dove ha peccato oggi di più? Sul gioco, non abbiamo giocato di prima, tante cose. Comunque sono ragazzi che io conosco da molto, però non ci ho mai giocato, quindi dovevo giocarci un po' di più, ci dovevamo allenare un po' di più, però niente, la prossima volta cercheremo di fare meglio. Secondo te appunto... qualche innesto. La squadra di cosa ha bisogno magari nelle prossime gare per poterle affrontare nel magari, in modo magari di un difensore, di un altro centrocampista, poi la squadra è a posto, perché alla fine sono tutti bravi ragazzi, l'importante è comunque divertirci, non niente, comunque una sconfitta l'accettiamo tranquillamente. E comunque sia, hai segnato un gol, dedica a qualcuno questo gol che al mio compagno e fratello Nunzio Freccia. Che è infortunato. Sì, è infortunato. Speriamo di riprendersi perché lui gioca con me nella squadra Mascalucia, quindi ci servirà. Speriamo al più presto di tornare, che tornerà. Va bene, noi ringraziamo Gabriele per la disponibilità e lo rimandiamo alla prossima intervista. Grazie.